Da inizio anno c'è stato un aumento di costi di tutte le materie prime, quindi ciò significa maggiori spese che incidono sul bilancio familiare. Sì, nella pasta ad esempio c'è un 20 centesimi di rincaro, nella Barilla, faccio un nome, costava 72 centesimi e è arrivata a 95. Pasta Conad 35 è arrivata a 55. E voi a livello di vendite avete notato che la gente vuol comunque risparmiare? Sì, anche noi avendo dei prezzi abbastanza abbordabili la gente si lamenta. Si lamenta tanto, ma non è colpa nostra, è colpa del trasporto, della benzina che è aumentato e tutto il resto. Quindi avete avuto ripercussioni? Tantissime. A differenza di melanzane che prima a sto periodo qui andavano a 2,80€, 2,90€, sono a 3,50€. Ma non perché ci vogliamo guadagnare noi, perché hanno aumentato alla fonte. Da ottobre hanno incominciato ad aumentare, così andando in giro nei supermercati, vedendo prezzi della roba, così proprio da ottobre adesso stanno aumentando 10, 20, 30 centesimi, anche sul burro, sul semplice burro, che viene 1,99€, è già arrivato a 2,30€. E adesso da gennaio sono lievitati ancora di più? Sì, sempre, anche quei 10 centesimi, 7, 8, 10 centesimi li vedi. Io perché li guardo? Perché mia figlia fa una dieta particolare, perciò controllo tutti i prodotti, no? Che prima comprava una cifra 1,99€, adesso mi ritrova 2,29€ a comprare lo stesso prodotto. Il pane è aumentato tutta una volta a 70 centesimi. La mozzarella riuscivamo prima a fare un prezzo molto migliore, adesso abbiamo 1€ d'aumento sulla mozzarella. E le vendite giustamente sono scese un po' perché la gente giustamente non gliela fa. Però ragazzi, cosa dire, cerchiamo di andare avanti perché sennò addio qui. La gente è frenata anche poi dalla situazione pandemica. Certo, la gente ha paura di uscire. Guarda, proprio prima mi è arrivata una cliente che è venuta oltre e che da quest'estate che non usciva dalla paura. Noi qualche consegna la facciamo pure a casa per aiutarci, però la gente si vede che viene meno al mercato, sì, si vede. Tende a risparmiare molto e logicamente non ci arriva a fine mese. Voi avete notato meno acquisti, meno affari? Sì. Anche perché la gente non gira, perciò. Lei stamattina cosa compra? Compro un po' di frutta per il mio nipotino, che lui piace tanto. Ha visto che sono aumentati i prezzi? Oddio, io di solito con la frutta e la verdura mangio poco, ci faccio caso. Magari più con la verdura, qualcosina sì, ma non eccessivo, secondo il mio parere. Quando vai a fare la spesa ultimamente i costi stanno aumentando tantissimo, tant'è che gli scontrini sono aumentati notevolmente e lo noto proprio giorno per giorno, ogni volta che vado a fare la spesa. Vai a comprare al mercato o anche nei negozi in questo periodo? Allora, guarda, al mercato no, perché non ho molto tempo, però nei negozi sì, molto spesso. Approfitti anche dei saldi che ci sono in questo periodo? Certo, i saldi assolutamente, anche perché molte cose senza saldi fai un po' più fatica, quindi preferisco aspettare quelli e acquistare più con i saldi.